Restiamo in Lombardia per parlare di storia e cultura, ma anche di arte, perché dopo un anno e mezzo di lavori di restauro è stata aperta al pubblico la torre del castello di Trezzo sull'Adda. Il nostro Marco De Luca è stato lì sul posto e ha intervistato il sindaco di Trezzo, Danilo Villa. Sentiamo. E siamo qui in cima alla torre appena restaurata, Trezzo sull'Adda. Abbiamo un sindaco davvero soddisfatto. Sì, oggi è davvero una giornata memorabile e storica per la nostra città perché abbiamo portato a compimento un progetto di restauro della torre dell'epoca viscontea. Oggi siamo qui a goderci il panorama incantevole, uno dei più belli della Lombardia. Allora, le difficoltà di riuscire a fare un progetto del genere in questo momento in cui i soldi ne girano pochi? Sì, è stato un grande lavoro di squadra. Devo dire che la prima tranche dei finanziamenti l'abbiamo trovata dalla precedente amministrazione. Noi ci siamo spesi per incardinare tutto il processo autorizzativo e il progetto e il cantiere, e anche grazie alla collaborazione con il Parco Adda Nord della Regione Lombardia abbiamo ottenuto l'ultima tranche di finanziamento che ci ha concesso di avviare i lavori. E questo è un simbolo per la città, tra l'altro è presente anche sul gonfalone. Esattamente, è il simbolo che compare nel nostro gonfalone. Borgo che era diciamo, mantenuto ai confini del Ducato dei Visconti a protezione di quel ducato perché da qui c'erano le pressioni che arrivavano dalla Repubblica Serenissima in terra bergamasca. Parliamo invece di cose un po' più problematiche, per esempio il patto di stabilità, come lo si deve affrontare? Questo è un tema veramente doloroso per tante amministrazioni. Noi abbiamo trovato un indebitamento incredibile che si aggirava intorno ai 16 milioni di euro e siamo riusciti a fare tutto questo portando in riduzione il debito, ma perché abbiamo anche un'entrata straordinaria extratributaria legata all'inceneritore che è presente nel nostro territorio. Ma questo non significa disperdere, questo significa che se anche si dispone di mezzi diciamo, straordinari di finanziamento bisogna sempre essere molto oculati. Il patto di stabilità purtroppo non premia i comuni virtuosi come il nostro e ci costringe a fare dei salti mortali per fare tutta una serie di lavori dei quali disponiamo i finanziamenti. Alla riapertura della torre restaurata del castello di Trezzo sull'Adda era presente anche il deputato leghista Marco Rondini che ha intervistato il nostro inviato. Giornata particolare questa, si inaugura una torre, un restauro importante per la cittadinanza. Sì, qui a Trezzo sull'Adda si inaugura la restaurazione di questa. E dell'amministrazione comunale per restituire finalmente alla cittadinanza parte del proprio patrimonio storico. Perché se è vero che la difesa, come le buone amministrazioni sanno, la difesa del territorio deve difendere anche quella che è la vocazione magari agricola di un territorio come quello di Trezzo, è altrettanto vero che la difesa del territorio si deve declinare anche nella difesa di quelli che sono i luoghi della memoria delle comunità che abitano questi territori. E uno di questi è proprio la torre Viscontea che oggi viene restituita alla cittadinanza e alla comunità di Trezzo. Certo, magari domani, visto che oggi c'è stato un importante lavoro sinergico di Stato, Regione e Comune per poter restituire alla cittadinanza questo bene. È altrettanto vero che domani, in uno Stato magari federale, il sindaco e l'amministrazione di Trezzo non dovranno più andare a Roma col cappello in mano per chiedere a Roma i soldi per poter realizzare quei servizi e restituire magari alla propria cittadinanza un bene storico come questo. Allora, parliamo proprio di Roma. Com'è la situazione? Che aria si respira? Ma ci sono tante promesse, settimana scorsa abbiamo votato delle mozioni che impegnano il governo a dare dei termini e dei tempi certi sull'iter di approvazione di quelle riforme istituzionali delle quali il Paese ha bisogno, riforme costituzionali che vogliono dire Senato federale, Senato delle Regioni e la diminuzione del numero dei parlamentari. Impegno che il Presidente Letta, su invito del Presidente della Repubblica Napolitano, aveva esplicitato anche nel suo intervento di insediamento alla Camera. Oggi ci aspettiamo che dalle parole si passi ai fatti e ben consapevoli che non è
sicuramente la riforma del sistema elettorale la cosa più importante per questo Paese per farlo stare al passo coi tempi, ma la riforma in senso federale dello Stato.